Mamma mia, che spettacolo, Spescore, che spettacolo, che spettacolo, che Sam, 5-1 al Forge, 5-1, 5-1, 5-1, 5-1. Siamo in questo video incredibile per parlare un po' del Pescara. Prima giornata è andata in Serie B, Serie B quanti punti ho questo, speriamo che ci va bene, facciamo tutto, le 38esime giornate tutte faremo. Incomplete, ogni partita la valuteremo e niente, perché comunque il calcio su questo canale è numero 1. La statistica parla molto chiaro e allora parliamo di calcio, che anche mi fa molto piacere. Niente, 5-1, ormai vabbè, è passato già un po' di tempo la partita, ma io sono stato in vacanza, tripletta di pettinari incredibile, veramente per io. Per me Stefano è un giocatore che io direi il 90% dei pescareschi lo venderebbe a luglio, agosto. Perché pettinare, ma neanche Massimo Profeta non lo considera il giornalista. Nessuno. Pettinare era proprio outside, outside. Io pettinare, per me pettinare, 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 pettinare era Dio. Pettinare era Dio e era già dimostrato. Tripletta, si è portato a casa il pallone. E ben venga questa tripletta sicuramente. Poi grande Mancuso, anche Mancuso che, mamma mia, Mancuso tocca primo pallone, fa un gran gol e poi chi ha ancora segnato? Che anche ha segnato del Pescara. Ah, Ben Ali, mamma mia, Ben Ali, sono veramente contentissimo che adesso ci siamo al primo di settembre, è iniziata la scuola. Ha segnato Ahmad Ben Ali, mi ha fatto molto piacere perché comunque resta Brugman, resta Zampan, però una cosa che non me va giù, non me va giù e basta. Madonna, Sebastiani, no Sebastiani. Sebastiani, sei un Pinocchio! 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 Proprio Pinocchio, naso lungo, naso di legno, cuore di stanno burattino. Quando diventerai? Cioè, ieri, era 31 agosto, tranquillo. Pescara, abbiamo fatto, siamo tranquilli, siamo questi, siamo, abbiamo la base. Abbiamo la cosa che dobbiamo fare e andare avanti. Poi, attenzione, Pescara maxi offerta con la Juve. Clamoroso, clamoroso. Sebastiani va a Torino a trattare per Delli Carri e del Sol. Allora, Delli Carri 18 anni, era del Pescara e valeva 50.000 euro. Un giovane promettente. C'è un certo Nando del Sole che ha fatto con la Triestina ha fatto un gol. A Brescia ha fatto due gol veramente da capolavoro, quindi un gioiellino napoletano che ha il piede, si vede fin da piccolo, è iniziato proprio 2 anni, inizia a giocare a calcio. E che succede? A me, cioè io veramente, io pensavo, vabbè, oh la Juventus chiede, presidente Sebastiani ha detto molto chiaro, al Paris Saint-Germain te non ci vai. Perché l'ha detto? Perché quando il Paris Saint-Germain è arrivato, ha detto Sebastian, Sebastiani, Sebastiani, ha detto a Del Sole, io ti consiglio di restare. Perché non hai ancora fatto niente. Ed è vero, Del Sole non ha fatto ancora niente, non ha fatto. Ma poi cosa succede? Arriva la Juve, con la Juve si riesce a fare bei rapporti che alla fine non è che abbiamo perso, abbiamo anche guadagnato. Adesso vi farò anche spiegare, però non è possibile, cioè mi dici, allora mi dici che il Paris Saint-Germain non è così, allora non è così, ma, cioè, ma ragà, non è possibile. È vero, allora Delli Carri, titolo definitivo, 1.500.000 già ceduto, è proprio andato via da Pescara, 18 anni, appena fatto 18 anni è già andato via, è andato alla Juventus Primavera. Madonna ragà, vabbè, non è possibile, ho detto. E poi Del Sole a 1.500.000 se lo vende, ma non è possibile, ho detto, cioè, voi non potete immaginare, se io ieri smadonnavo, spaccavo, ho detto, ma sei un scema, presidente, presidente, non me frega di plusvalenze, non me ne frega di quelle plusvalenze, Del Sole è un gioiellino che non se ne trova, non se ne trova, non se ne trova.
in questo momento, ma perché? Perché bisogna vendere? 1.500.000 non è niente, sti soldi. 3 milioni abbiamo guardato. Ok, abbiamo guardato 3 milioni. Il contratto è un po' particolare. In caso di futura cessione della Juventus, 50% andrà al Pescara, come per Caprar. Poi abbiamo preso un giocatore della Juve Primavera, che non mi ricordo il nome, ma il presidente ha detto che è fortissimo. Io spero, cioè io non è che ce l'ho contro il presidente, non mi sta simpatico, è un pinocchio perché è un pinocchio, no. E poi il contratto molto particolare, perché abbiamo preso 5 giocatori della Juventus. Mancini, la della Primavera, è arrivato, poi è arrivato un altro, comunque giovani, quindi un grande affare. Marotta ha vinto, non Sebastiano. Il Pescara ha perso, perché se Del Sole esplode sta stagione, adesso Del Sole e del Pescara in prestito dalla Juventus, quindi e a Pescara dalla Juventus fine stagione torna. Se esplode e arriva a 8 milioni come Insigne, io giuro vengo a Pescara e ti dico sei un pinocchio, perché non puoi farmi queste cose, perché veramente parlare che anni fa Insigne non si poteva fare niente e adesso hai Del Sole e fai queste robe, cioè veramente non ho più parole. Poi ho ascoltato l'intervista di Sebastiani e ha detto: sono più che soddisfatto, le plusvalenze sono a circa 10 milioni e sono molto soddisfatto, e il Pescara sta diventando un bel gioiellino. Ma arriveremo al punto che questa società diventerà un gioiellino, come io ho sempre detto e come l'ho programmato quando sono entrato come presidente di questa società. Oggi sono felice doppiamente, uno perché abbiamo raggiunto un obiettivo che è importante oggi nel mondo del calcio, due perché abbiamo mantenuto una squadra, una rosa competitiva, e soprattutto non abbiamo tolto i pezzi migliori, che saranno quelli che poi nel futuro ci daranno ancora forza. Io me lo auguro che ha ragione, perché questo è proprio, cioè i limiti sono già, non è che sono io, sono incazzato con Sebastiani, ci sono tanti tifosi, perché non è possibile. E poi si viene a dire che la Pescara società piccola si può cavolo crescere, se il Sassuolo ha fatto una bella società il Pescara può anche farlo, non è che noi siamo quelli e basta e con quelli andiamo avanti, no, noi dobbiamo crescere punto e basta, e non vendermi Pompetti classe 2000 all'Inter. Dice ragazzi, anche questa insomma, cioè, non capisco perché, se hai un giovane fallo crescere, porta nella prima squadra, te lo vendi per tanto. E niente, e per questo è tutto. Pescara Foggia 5-1. Ovviamente ci rivediamo nel prossimo video con Perugia Pescara. Questa sarà una partitona, perché anche il Perugia ha vinto 5-1 e quindi sarà una bellissima sfida. E Sebastiano, mi raccomando, noi vogliamo tanti obiettivi, noi vogliamo di più, non vogliamo la Serie B, noi vogliamo essere una società importante, e spero che si fa in questa direzione. Un saluto a tutti, saluto a tutti i tifosi biancazzurri, e saluto anche a tutti i spettatori che mi seguono. Bella ragazza.